quanto schifo! Bello a tutti ragazzi, qua Fra che parlo, ci siamo qui con un nuovo video, siamo tornati naturalmente su Clash of Clans e siamo tornati con la nostra serie Road to che cazzo ne so. Come sempre per i nuovi del canale, i nuovi della serie, si tratterà di una serie in cui l'obiettivo sarà appunto che cazzo ne so, ossia andare totalmente a caso scalando. La mia più che una scalata è un'arrampicata di una persona che praticamente c'ha sì e no due tir, una Boeing 747 e 27 ciccione attaccate ai suoi piedi. Perché? Perché sto facendo una fatica immensa, ma non per la difficoltà degli attacchi, perché alla fine vabbè non è una cosa difficile, anzi è relativamente semplice scalare, più che altro è per la costanza degli attacchi. Perché? Perché devo starci attaccato tanto e non ho tanto tempo, quindi vado davvero su piano. Quando scendo velocemente, quindi mannaggia a chiunque che ogni volta che perdo sì e no 127 trofei alla volta. E per darvi una piccola dimostrazione, diamo un'occhiata ad alcuni replay. Queste sono le mie difese, mi hanno fatto anche un 100% di cui non me ne ero accorto, porca. E questi sono i miei attacchi, come possiamo vedere, vedete che fanno la loro comparsa, vabbè a parte ok 15, 8, 9, ben meno 17, meno 23, ecco. Praticamente il numero di trofei in meno sono inversamente proporzionali alle parolacce che ho detto. Quindi se vedete meno 23, state tranquilli che almeno 23 minuti di parolacce contro il gioco e anche contro me stesso li ho fatti. L'attacco peggiore è stato questo 48%, attenzione 48%, in cui il municipio è stato con tanta vita così. Ho finito per il tempo e guardate, non so neanch'io come ho fatto a perdere, ma fidatevi, un meno 26 trofei a questa lega è davvero disarmante. Oggi però voglio fare bene, voglio cercare di portare a casa qualche trofeo, non lo so, vabbè, resta di fatto che andiamo a dare un'occhiata al mio record. Tra l'altro sono tornato un attimo negli Absolute Team per registrare un attimino qualcosa di interessante che vedrete tra poco. Record personale 3426, siamo adesso a 3318, quindi ne ha più di 100 trofei in meno, tutti persi per delle cazzate mostruose. Però dobbiamo rifarci, quindi andiamo subito all'attacco, cerchiamo una partita, vi spiego un attimo la tecnica che sto usando, mentre mangio anche un po' di pandoro. Quanto cazzo buono il pandoro, madonna. Mi piace un casino, davvero. Allora, calma. La mia tecnica... Ecco, questo si potrebbe attaccare, tra l'altro. La mia tecnica è la seguente. In poche parole, il mio obiettivo è quello di utilizzare la regina, il re barbaro e tutte le mie truppe a disposizione per fare una sorta di AQ walk barra Barbarian King Walk. Su questo potremmo andare. Perché? Perché ha una disposizione che ci permette di fare tanta percentuale. Quindi devi sganciare un 2, 3 e 4. Tanta percentuale senza che troppe difese vengano impegnate, cioè che la mia regina impegni troppe difese. Vedete che qui c'è una torre degli arcieri solo. E lo scopo è proprio quello, cercare di far sì che, in poche parole, la nostra regina venga colpita dal minor numero di difese possibili. E allo stesso tempo noi riusciamo a... speriamo che vada dentro, ok. Riusciamo... Ora sganciamo anche gli spacca. A distruggere la maggior percentuale possibile di edifici. Quindi abbiamo sganciato il re barbaro lì. Gli sganciamo anche i guaritori in maniera tale da aiutarlo un attimo. Mi porto dietro le furie. Proprio per... No, ho sganciato il castello. Porco il canchero morto. Madonna che palle. Quando faccio sti errori, vabbè, ci sta dai. Sganciamo il castello. Ecco che ci ha tirato fuori il mondo. Una bella pozione di veleno, tutti a fare il bagnetto nel veleno. Il mio re barbaro credo che morirà a breve, almeno che i miei guaritori non si sveglino un po'. Questa disposizione è stata molto molto buona da attaccare, l'avevo già attaccata in precedenza, l'avevo già fatto una stella abbastanza easy. A parte appunto le difese aeree che danno un po' di fastidio ai miei guaritori, i guaritori che hanno un po' di vita sì, ma non così tanta da riuscire a resistere ai colpi delle difese aeree, potremmo fargli persino due stelle. È una cosa difficile. La regina deve andare a destra. Se la regina va a destra non gli riusciamo a fare due stelle, altrimenti ce ne becchiamo soltanto una. Quindi la regina, se si sposta, ok, potremmo, ripeto, potremmo, uso il condizionale perché non ne sono sicuro, non so neanche quello che sto dicendo perché appunto sono abbastanza teso. Potremmo fare
due stelle. Naturalmente abbiamo ancora l'abilità della regina, direi di usare un po' di borratori qui addosso che permettono di... Oddio no, c'è un problema, ok, la regina ha puntato il... No, non ha puntato il municipio. Ok, 50% fatto. Vedete. Perché? È morta con una rapidità estrema, però almeno ci siamo portati a casa una stella. Tra l'altro mi sono accorto adesso che probabilmente ho fatto metà della facecam con il mento sotto l'inquadratura, però potremmo fargli qualche cosa. No, intanto qui i guaritori che rimangono indisturbati. Non so se potremmo riuscire a fargli qualcos'altro. No, di qua no. Se lo sganciassimo qui, no, c'è il mortaio. Proprio pessimo, mortaio e cannone. Forse un po' più in qua. Ciao, basta. Non ci sono più arcieri, non abbiamo più la possibilità. Non so neanche per... Ah, perché ci sono i guaritori. Io non capisco, non si ferma in alcuni casi l'attacco, ma quando ci sono i guaritori che non possono fare davvero una... Non possono fare niente. Sono qui fermi, immobili, poverini, guardateli. Tutti a venerare un dio che vedono soltanto loro. Però noi abbiamo finito l'attacco con un bel 9 trofei. Abbastanza buono, dai, ci sta. A meno che, a parte, scusate il fatto che abbiamo perso delle truppe, però fare 9 trofei attaccando un TH9 è difficile, perché di solito bisogna fargli 3 stelle per fare 9 trofei a queste leghe. Quindi mi accontento di questo risultato. Regà, fatemi sapere una cosa. Io in questo periodo faccio abbastanza fatica a scalare. Se vedo che il supporto di questa serie è ancora alto, come è stato nei primi episodi, quindi abbiamo raggiunto molti mila like, continuerò questa serie. Altrimenti sarò costretto a fermarmi, perché... Primo motivo, non riesco ad andare avanti e non è più una scalata ma è una rotolata verso il basso, rischia di diventarlo. Secondo motivo, se non vi piace, cioè se non piace neanche a voi, non è molto senso che la porti. Quindi spolliciate, come sempre vi chiedo di lasciare un bel pollice su, un bel commento scrivendomi qualche consiglio, qualche tecnica da utilizzare. Io mi trovo molto bene con questa, anche se a volte tiro tante di quelle parole che non potete immaginare a quella regina lì, che voi vi... Sbattete un attimo le ciglia, quella lì muore, come è successo, no? Può succedere. Però tutto sommato non sprechi molte truppe, ci mette poco ad addestrarsi, quindi è una tecnica abbastanza buona. Porterò su anche un muro così in live. Ok, portato su un muro in live, dato la fare tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella.